Bella, ciao ragazzi, oggi parliamo di un nuovo libro, Deep Work di Cal Newport. Non è un libro, è una pietra miliare, citato da migliaia di persone in giro per il web, perfetto per chi è appassionato di temi quali la gestione del tempo, la produttività o ha semplicemente a cuore il raggiungimento di un risultato che sia degno di nota. Questo libro risponde ad una domanda: come smettere di perdere tempo e fare di più delle cose che effettivamente contano? La domanda è semplice, ma la risposta è molto complessa invece. Oggi voglio condividere con te quello che mi è piaciuto di più e quello che mi è piaciuto di meno di questo bestseller mondiale. Partiamo innanzitutto da chi è Cal Newport. Cal Newport è un autore di moltissimi libri, probabilmente lo conoscerai già. Ha scritto il famosissimo libro Minimalismo Digitale o So Good They Can't Ignore You o How to Win at College. È famosissimo anche per il suo blog, ha un blog molto seguito chiamato Study Hacks e poi ha lanciato recentemente nel 2020 un podcast di Questions, non l'ho ancora ascoltato ma dal nome direi che promette piuttosto bene. Vediamo al sodo, parto dai 5 concetti che mi hanno colpito di più nel libro e poi invece vedremo quelli che mi convincono un po' di meno. Concetto numero 1, il focus. Viviamo in un mondo in cui la tecnologia ci consente di produrre di più con meno effort, ma chi è davvero riuscito a raggiungere risultati importanti nella nostra società ha imparato a padroneggiare una skill, che è quella dell'attenzione, è la skill del focus. Questo direi che è proprio il concetto chiave di tutto il libro. I top performers in qualsiasi campo sono capaci di padroneggiare meglio degli altri i task più dispendiosi dal punto di vista cognitivo. È proprio la capacità di focalizzare l'attenzione su un'abilità, che stai cercando di acquisire e decidi di, consapevolmente di voler praticare senza lasciare spazio a nessuna distrazione che ti consente di, appunto, acquisire il focus. Un metodo piuttosto comune per acquisire focus, per praticare il focus, è il task batching, riunire tutte le attività simili e farle tutte insieme allo stesso tempo. Oppure prendersi mezz'ora soltanto per rispondere alle email, mezz'ora soltanto per studiare, mezz'ora soltanto per insegnare. Focus su una cosa sola. Nel libro, tra l'altro, si fa l'esempio molto interessante di un professore di Wharton, Adam Grant, che ha provato a strutturare le sue classi in una maniera alternativa, proprio per seguire il focus della peak performance. Ha suddiviso in pratica l'anno in due periodi. Durante l'autunno ha deciso di insegnare, mentre in primavera si dedicava invece soltanto alla ricerca. E in questo modo cercava appunto di fare bene una cosa sola alla volta. E sappiamo che questo aiuta proprio alla creazione all'interno del nostro cervello di più connessioni neurali e quindi è estremamente utile per focalizzare l'attenzione. Concetto numero 2, l'intensità. La legge della produttività ci dice che il lavoro prodotto in alta quantità è il prodotto del tempo investito per l'intensità del focus che ci mettiamo. Mentre la variabile tempo è utilizzata dalla maggior parte delle persone quando si tratta di produrre tanto, quella dell'intensità invece è la più complessa da padroneggiare, ma in realtà è la vera chiave dei grandi risultati, dei top performer. I migliori studenti sono per esempio quelli che studiano meno degli altri, ma lo fanno in maniera più intensa e organizzata, no? Per lavorare e studiare in maniera intensa, però dobbiamo evitare quella che viene considerata come la bestia nera della produttività, ovvero il multitasking. Il problema non è se sei un uomo o una donna, dato che appunto si dice spesso che le donne sanno fare più cose alla volta mentre gli uomini no, ma il problema è il livello di attenzione che ci mettiamo. Se facciamo più cose contemporaneamente, la nostra attenzione si disperde, si frammenta e quindi otteniamo un risultato qualitativo peggiore. Lavorare invece in una maniera sequenziale su un'attività alla volta, una sola, con continuità, facendo così riusciamo a incrementare appunto l'efficacia e ridurre l'energia fisica spesa su un task. Per evitare il multitasking è molto meglio smettere di controllare le email, per esempio ogni 10 minuti o la chat o WhatsApp o Slack o quant'altro. Se lo facciamo tendiamo a lasciare dei task incompleti o a farli male molto semplicemente. Il terzo punto, il concetto numero 3, è quello della rilevanza. Se vuoi raggiungere il picco di qualità nel tuo lavoro, allora devi estendere il tempo che hai speso sui task che davvero sono rilevanti ed utili a raggiungere i tuoi macro obiettivi chiave e
e smettere appunto di distrarti. Cal Newport parla proprio del principio della least resistance, ovvero il principio per cui ognuno nel processo di allocazione dell'effort e dell'energia personale tenderà a scegliere il percorso più semplice, il percorso più comodo, finché non ottiene un risultato che sia minimamente soddisfacente. Questo vuol dire che quando saremo messi davanti alla scelta di cominciare a fare un'attività complessa e dispendiosa in termini di energie mentali o invece una più semplice automatica, tenderemo decisamente a scegliere la seconda. Infatti preferiamo inoltrare una mail piuttosto che inviare una mail ad un collega che dia effettivamente un contesto attorno ad un determinato argomento, oppure preferiamo controllare in maniera compulsiva la nostra mail piuttosto che fare un'attività che richiede una forte concentrazione. In pratica il principio della least resistance produce un lavoro di bassa qualità. Nel libro si fa riferimento ad un esempio. Il Boston Consulting Group, società di consulenza, ha appunto effettuato questo esperimento con i suoi clienti. In pratica, durante la settimana si sono presi un giorno completo di distacco da connessione internet, accesso a mail e riunioni con i clienti per vedere proprio che tipo di impatto potesse avere sul loro business. Il risultato è stato incredibile: uno, non hanno perso clienti, e due, hanno aumentato in maniera esponenziale la produttività del loro team, che ha lavorato effettivamente in maniera più concentrata. Dunque, avere uno scopo rilevante in quello che facciamo è fondamentale per non perdere il focus su ciò che davvero conta e fare invece quello che viene definito come il shallow work, ovvero l'attività, fare l'attività che ci danno la bassa soddisfazione, ci danno l'illusione di avere portato a termine piccoli compiti come rispondere a tanti messaggi su Slack o rispondere a tante email, è shallow work, e piuttosto che invece lavorare sui task che contano. Il segreto per essere ovvero soddisfatti del proprio lavoro e creare un circolo virtuoso di motivazione e limitare invece al minimo la prima categoria e fare di più della seconda categoria di task di cui abbiamo parlato. Cal aggiunge anche un'altra considerazione molto profonda quanto stressante, che dice: il nostro lavoro, per essere degno di significato, deve in qualche modo fare riferimento alla morte. Dobbiamo considerare la morte come la nostra ultima tappa, la destinazione di ogni essere umano, e quando la mettiamo sotto questo punto di vista ci rendiamo effettivamente conto di quanto sia importante focalizzarsi sul deep work per avere una vita che sia effettivamente piena di significato. Veniamo al concetto numero 4, organizzazione. Pianificare, pianificare, pianificare. Il segreto per non lasciare nulla al caso è pianificare, in modo da pianificare e avere un tempo per essere focalizzati e sapere di avere un altro tempo per essere invece rilassati. Dobbiamo pianificarlo effettivamente nel nostro calendario, una sorta di sistematizzazione del focus. Se pianifichiamo il tempo per essere concentrati e quando vogliamo invece rilassarci, non lasciamo nulla al caso, e quindi saremo in grado di alternare momenti in maniera efficace, momenti di lavoro a momenti di relax. Pianificare in questo senso vuol dire anche essere più liberi, concentrarsi soltanto su quello che dobbiamo fare. Un esempio è molto bello che mi piace fare, che mi è piaciuto all'interno del libro, è quello di andare per un periodo a lavorare per un luogo isolato, in un luogo lontano dalla città, per essere lontano dalle distrazioni. Magari, per esempio, potremmo scegliere una location di montagna o nella nostra seconda casa, o magari la casa dove andavamo in villeggiatura quando eravamo bambini, proprio per ritrovare quella concentrazione e poter effettivamente portare a termine le cose che contano. È un approccio che funziona, associare appunto ad un luogo, ad un'immagine tranquilla, la possibilità di prendersi un impegno, di essere produttivi. Ecco, questo favorisce il focus e psicologicamente rimuove la tentazione di distrarci. Ma veniamo a qualche consiglio pratico. Ti dico quali punti secondo me sono più interessanti per quanto riguarda il tema dell'organizzazione, soprattutto dell'organizzazione di quello che ci dimentichiamo più spesso, ovvero del tempo libero. 1. Se hai più tempo, se pensi di avere bisogno di più tempo perché il tempo non è mai abbastanza al lavoro, allora puoi estendere il numero di ore lavorative, ma quando finisci chiudi completamente, elimina le notifiche e qualsiasi riferimento al lavoro, perché il tempo per rilassarsi è fondamentale, perché è proprio quando lasciamo il tempo alla nostra mente inconscia di elaborare i problemi che abbiamo al lavoro che poi effettivamente riusciamo a trovare delle soluzioni. Sono le famose idee sotto la doccia, insomma. Secondo punto è il relax. Il relax ti serve per prendere le decisioni complesse che richiedono una valutazione, la comparazione di tante informazioni diverse,
il giorno dopo, per esempio. Oppure passare del tempo nella natura, che aumenta la capacità di concentrazione. Riposarsi di più, perché riposarsi di più migliora l'umore, aumenta la motivazione e ci consente di fare di più. Ed è vero soprattutto il contrario, vale a dire se lavoriamo troppo saremo molto più stanchi e il giorno dopo produrremo molto di meno. Io per esempio tendo ad essere molto in questo secondo gruppo di persone e quindi ripetermelo in questo momento mi sta effettivamente aiutando. E poi alla fine di ogni giornata dai un'occhiata alla tua mail. Fai in modo che a fine giornata fai la lista dei task più importanti per il giorno seguente, per i giorni seguenti, classificandoli in ordine di importanza e fai il piano per il giorno dopo. In questo modo, il giorno seguente non perderai tempo a capire cosa fare e farai basta. E in più, evitare di aprire dei loop all'interno della tua mente a fine giornata rispetto ai problemi che hai aperto prima durante il giorno, che non sei riuscito a chiudere, in quanto non hai pianificato tutto, è un grande plus. E poi l'ultimo consiglio è molto potente, quindi prenditi delle pause dal focus, dalla concentrazione, e non prendi delle pause dalle distrazioni. In altre parole, la norma dovrebbe essere la concentrazione, quindi pianifica delle pause dalla concentrazione. Se ti vuoi sbattere ancora di più, traccia proprio il tempo che stai passando a distrarti, per esempio controllando quanto tempo passi sui social media, dal tuo telefono tramite le app, e da lì prova a migliorare. Siamo venuti al quinto punto. È la selezione, il quinto concetto che mi porto via dal libro. Nel libro si citano una serie di principi che sono fondamentali per riuscire a selezionare in maniera semplice l'attività su cui dobbiamo concentrarci. Questi principi sono un po' come degli strumenti nella nostra cassetta degli attrezzi, potremmo dire, che possiamo poi utilizzare e prendere ogni giorno quando ne abbiamo bisogno. Vado a fare una carrellata di quelli che a me personalmente mi hanno colpito di più mentre ho letto il libro e ho deciso appunto di inserire in questa mia cassetta degli attrezzi personali. Uno è applicare la legge dei vital few, delle poche cose vitali, proprio per ridurre l'utilizzo di internet. Utilizziamo i social media prevalentemente per lavoro, ma minimizziamoli per la vita personale. Rimuovere il più possibile i social media, l'intrattenimento in generale, fine a se stesso, ci darà di sicuro un vantaggio competitivo enorme su chi invece vi perde molto tempo sui social media. Poi selezionare i propri goal personali. Devono essere pochi, devono essere specifici, non devono essere troppo restrittivi. Diamoci un obiettivo e definiamo il percorso esatto per raggiungerlo. E poi consideriamo la regola dell'80-20. In ogni cosa che facciamo, il contributo ad un outcome, a un risultato, non è distribuito mai in maniera regolare sull'effort. In altre parole, poche delle cose che facciamo ci consentono effettivamente di raggiungere l'80% dei nostri risultati, sia nella vita personale che nella vita professionale. Cal poi ci propone un esperimento interessante, cioè testare l'astinenza totale dai social per 30 giorni e poi chiedersi: le persone lo hanno notato e io vivo bene lo stesso? Se sì, sapremo quanto quel social media o quell'app sia davvero importante. Qualche altro principio che mi ha colpito rispetto a come minimizzare le energie spese, a fare quello appunto che ci fa perdere tempo e ci distrae dal lavoro, che nel libro vengono definite, in inglese si vengono definite come shallow work. Una è pianificare il lavoro in blocchi e fare tutte attività simili tutte insieme, come abbiamo detto prima. Rispondere a tutti i messaggi Slack insieme o invece dedicare uno slot di tempo soltanto a rispondere alle mail. Secondo, quando pianifichiamo, rendiamo questi blocchi di tempo più lunghi, in quanto tendiamo sempre ad essere troppo ottimisti rispetto alle nostre stime, quanto ci metteremo a chiudere un'attività. Questo tema ritorna in moltissimi libri legati alla produttività, tra l'altro. E poi valutare il costo in termini di tempo e soldi delle cose che ci fanno perdere tempo. Per esempio, attività di data entry, piuttosto che attività di creazione di presentazioni grafiche, quanto tempo ci passiamo a farle? Utilizzare questi dati per definire un budget per la delega e per l'outsourcing può essere utile. Delegare poi queste attività a terze parti o ad altre persone nel nostro team in modo tale da utilizzare il nostro tempo su cose che hanno un ritorno economico più alto può essere molto smart. Poi pianificare la nostra giornata o la settimana sulla base di quando decidiamo di lasciare il nostro ufficio e non il contrario. Quindi autoimpegniamoci, per esempio, di lavorare un massimo di 50 ore alla settimana e definiamo il piano di attività da fare durante quelle 50 ore. Io non sono assolutamente bravo a farlo, quindi riporto semplicemente un concetto che ho letto all'interno del libro, ma devo migliorarlo.
Bene, ora veniamo alle cose che non mi hanno convinto completamente o che secondo me sono difficilmente applicabili nella vita personale e professionale di tutti noi. La prima è legata al multitasking. Se è vero che ci fa malissimo fare 10 cose allo stesso tempo, dall'altra parte però è un po' utopistico pensare di avere 4 ore di tempo ogni giorno completamente libere da distrazioni e interruzioni, soprattutto se si lavora in team o in un'azienda, che tipicamente appunto richiede riunioni, richiede conversazioni o condivisione di informazioni tra le persone. Se invece lavoriamo come freelancer, può essere invece più fattibile o più concepibile. Il secondo riguarda le email. C'è un capitolo in cui si discute dell'importanza di diventare difficile da contattare, di specificare agli altri gli argomenti per cui appunto dovrebbero scriverti e quelli su cui invece non risponderai mai. Addirittura viene detto di non rispondere a delle email che non hanno che non danno contesto rispetto alla richiesta specifica, non danno dettagli, e al contrario invece inviare delle email agli altri che diano tutti i dettagli necessari, comprese opzioni di orari e date se richiediamo un meeting. Tutto vero, sono d'accordo che non sia assolutamente divertente rispondere alle email, ma non sempre queste raccomandazioni sono applicabili, soprattutto quando noi non siamo nessuno e dobbiamo appunto guadagnarci il rispetto delle altre persone. In questi casi diventa molto difficile. Se prima dimostriamo il valore di quello che facciamo, di chi siamo, intanto stringiamo delle relazioni coese con le persone, forse poi questi punti hanno senso, altrimenti secondo me no. E poi il terzo punto riguarda il dire di no. Nel libro viene proprio spiegato quanto sia importante declinare le richieste di meeting, di riunioni senza un'agenda precisa o declinare per esempio le richieste urgenti che arrivano dopo l'orario in cui abbiamo deciso di smettere di lavorare. Ok, da una parte questo ragionamento è assolutamente sacrosanto, assolutamente vero e ha senso, dall'altra però in un'organizzazione, in una company, in generale in un contesto sociale bisogna essere flessibili e piuttosto educare, spiegare agli altri quello che ci aspettiamo da loro e questo ovviamente richiede un sacco di tempo, un sacco di energia. Bene ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere che ne pensate nei commenti, sono curioso di sapere quali sono le vostre impressioni e soprattutto se qualcuno di questi consigli vi ha dato, ti ha dato qualche spunto utile per la tua vita quotidiana e la tua vita professionale. Inoltre, se ti interessano questi argomenti, puoi trovare altri video simili che trattano di libri qui in giro o comunque sotto il video. Ti chiedo di iscriverti inoltre al canale per ricevere le notifiche di tutti i prossimi video se ti interessano. Ogni feedback è altamente apprezzato per migliorare la qualità di questi contenuti che ovviamente faccio nel tempo libero e che richiedono un sacco di impegno. Quindi ti ringrazio se me ne mandi qualcuno. Grazie, ci vediamo al prossimo.